Ehi la ciurma, io sono Mazzatessa e ben ritrovati qui su X3 Terran Conflict. Oggi andremo a continuare la missione della scorsa volta per il plot terrestre e andremo a scortare il convoglio che avevano chiesto di scortare. Ci vediamo quando l'azione sarà un pochettino più movimentata. Terran, Scimitar. You have something to report? Hello, pilot. This mission is a simple escort run through to Venus. We've got USC and ATF ships all over the place, so we won't run into any trouble. The top brass will be watching, so keep information and try not to run into anything. Let's move. Ok, allora facciamo che seguirlo. Autopilot activated. No, non lui. L'altro là. No. Orbital defense station. No. Terra autopilot activated. Fin qui niente da segnalare, lo stiamo seguendo. Ci stiamo spostando con lui attraverso i sistemi e ancora non è capitato nulla di degno di nota. Mi sa che ce lo troviamo in faccia adesso, eh. Andiamo. No, dov'è? Marte, no? C'era fino un attimo fa, dove? Dobbiamo distruggere? Ma è già morta? Boh. Un attimo fa c'era. Ok, dobbiamo parlare qua con la stazione orbitale difensiva. Andremo in fondo a questa faccenda dei terraformer. Quando sarà arrivato il momento, conteremo su gente come te per eliminarli. La fonte di questa faccenda potrebbe anche essere nel Commonwealth, quindi stai in guardia. Abbiamo qualcosa che potrebbe interessarti, un Argon Discoverer che stavamo studiando. Lo abbiamo migliorato un po', potrei usarlo meglio tu di noi. Ti contatteremo appena avremo novità. Wow, e mi è andato un Discoverer avanzato. Com'è? Paragonato relativamente nuovo, dotato di due laser, leggero, versatile e molto manovrabile. La nave preferita per l'addestramento dei piloti Argon che con l'esperienza proseguono pilotando i più esigenti Buster Nova. Adesso vengono utilizzati anche per ricognizioni e non è insolito trovare piccole squadriglie di queste navi e scortare un carrier in esplorazione. Beh, possiamo metterlo a segnalo al nostro wing. E dare poi al wing l'ordine di seguire noi, ecco. Che cos'ha sopra come... Allora. Scafo 1000, scudo solo 4 kJ, ma perché ne ha 4 da 1 MJ, non so se può installarne altri. Comandi seguire il tuo nuovo Vanguard, ok. Scorta il tuo nuovo Vanguard, carico 9 su 32, quindi è pochissimo carico, è molto piccolo. Tre laser e emissione di impulsi che non è niente di particolarmente importante. Due missili Wildfire. Può essere migliorato come velocità fino a 4,37, che potrebbe essere un'idea visto che altrimenti resta indietro rispetto al nostro. Accelerazione, ok.
Massimo scudo 4 da 1 megajoule, quindi niente di che come scudo. Stiva migliorabile fino a 67, niente di che. E non ha nessuna installazione sopra particolare, vabbè. No, a cosa ci sta puntando la missione? Scusate, no. Allora andiamocene un attimo via di qua, che sennò ci schiantiamo. Riuscì da quello come obiettivo? Ah, attendi ordini, vabbè, niente di... non dobbiamo parlarci, vero? No. Vabbè. Andiamo a salvare allora da qualche parte. Tipo qua. Nel frattempo, aspettando notizie, vado a fare un po' di missioni per i Paranid, in modo da ingraziarcelo un po', visto che è l'unica nazione con cui, l'unica razza con cui non siamo completamente amici. No, niente, sembra che nel mentre ci sia subito arrivata la prossima missione. Ci chiede di parlare con il comandante Mark Jackson, quindi... Oddio! E coso la farà da attraccare? No, la stiamo perdendo, la stiamo perdendo, la stiamo perdendo. Porca mannaggia! E ricarico l'ultimo autosalvataggio. Ok, l'ho dirottato verso un altro sistema. In questo modo non dovrebbe esplodere, magari. O Xenon, tutte le tue navi hanno tendenze suicide. Non è che posso starci dietro sempre alle tue navi che vogliono verificare quanto sono simpatici i pirati nel mondo, universo. Ho notato ora che ci sono delle costruzioni pirata di cui non mi ricordavo in Cimitero degli Eretici. In particolare c'è una base pirata con delle torrette laser. Il che non presagisce nulla di buono. Andiamo a vedere che cosa ci dice il comandante. Salve signore. Pilota qui il comandante Jackson. Queste navi AGI sconosciute sembrano essere state costruite con materiale di provenienza dal Commonwealth. Potrebbe trattarsi di creazione e non di evoluzione da parte degli Xenon. Ha avuto accesso a quelle informazioni. Mi sono perso? In grado di replicare questa tecnologia, dovrei entrare in contatto con un agente USC sotto copertura, il capitante Perl, che sta investigando tutte le razze per capire cosa ne sanno e cosa pensano sullo sviluppo AGI e sulle loro capacità. Questa persona è Perl. Passo e chiudo. Ah, ma forse conviene leggerlo da sopra. Ok. Comunque, come avete visto, magari ho spostato leggermente più in alto la parte della mia webcam in modo che si possa leggere anche la scritta sotto, perché certe volte veniva coperta, soprattutto in queste parti di dialogo così veloce e lungo. Così potete leggere comunque anche quello che mi sono perso io. Allora, quindi dobbiamo trovare questo tizio qua, che in pratica dovrebbe sapere qualcosa sui... Dove dobbiamo andare però? Vediamo cosa ci dice. Spezzoporto commerciale Argon. Sì, ok, ma dove? In che settore? No, qua? Questo? No, non credo. Oh sì. Cosa ci indica il segnalino? No, ci indica il portale a sud. Eh sì. Mi è venuto un dubbio ed effettivamente aveva senso. Cerca il quartiere generale PTNI, è vero che è comodo per vendere minerali, ma accanto qua nel settore sconosciuto c'è una base pirata e due settori più in basso c'è un settore Xenon.
Quindi diciamo che forse era abbastanza prevedibile che Patatino venisse attaccato in quella zona là. Mi sta seguendo? Ma perché temporeggiano là indietro? Seguitemi, porca mannaggia! Ah, una sta arrivando, l'altra è là che giochicchia con le altre due navi. Ma cosa c'ha? È stupida? Quella, quel Discovery era avanzato, ma la faccia dell'avanzato è proprio stupido. Vabbè, io vado e poi mi seguirà. Ok, eccoci in arrivo a parlare con il comandante. Ok. Volevo attraccare almeno, ma... In ritardo cosa? Non abbiamo perso tempo da nessuna parte. Ah, dobbiamo parlarci. Bene, questo faciliterà le cose. Gli Argon potrebbero controllarci. Scusa se prima ti... mi chiamo Patricia Haywood, sono della FTF. Pearl e io eravamo stanziati in questi territori Argon, ovviamente per troppo tempo da quello che ho capito. Alcune ore fa... Pearl si è intrufolato in una sezione commerciale Argon per raccogliere informazioni. Dopo pochi minuti è stato circondato e catturato. Lo hanno portato in un settore controllato dall'esercito Argon. Dobbiamo informare Lucien. Ho mandato una richiesta, ma non c'è nulla che possano fare. Pearl e io eravamo qui sotto copertura, come Argon. Se uno di noi viene catturato, l'USC non può fare nulla senza rischiare una guerra aperta con gli Argon. Non penso che i tempi siano maturi per questo adesso, dovremmo farcela da soli. Questi non sono i miei ordini. Conosco la situazione, qualcuno sta costruendo AGI e noi dobbiamo fermarlo. Sai di cosa l'AGI è capace? Può distruggere la Terra e qualunque cosa a cui teniamo questa volta. Abbiamo motivo di ritenere che Pearl sia molto vicino a scoprire chi sia dietro tutto questo. Ho un piano per arrivare nel settore militare, ci vorrà del tempo, ma credo di riuscire a portarlo fuori da lì senza che sia sparato un colpo solo. Devo parlare con un contatto, Teladi, in un settore vicino. Andiamo. Successfully docked. On behalf of Chairman C. And I am not ordering you to kill anyone. That would be illegal, wouldn't it? However, this is my offer. Deal with this pirate operation, and I will get you access to the Argon sector. Ci siamo persi un pezzo di dialogo, ma in realtà mi sa che dobbiamo fare un favore a lui prima che lui ci aiuti. E niente, quindi direi che possiamo salvare qui. E ci vediamo con il prossimo episodio. Io vi auguro una buona giornata. Vi invito a lasciare un mi piace, un commento e iscrivervi se per caso non l'aveste già fatto. Ciao a tutti.